No, capisco. Grazie. Ehi, ho sentito Esposito e Ryan hanno dovuto uccidere Keegan, ma ci hanno inviato una copia del backup del suo computer. Ora dovremmo, o per meglio dire, dovreste mettervi alla ricerca di un indizio che ci aiuti a risalire al suo complice qui a Los Angeles. Rick, devo parlarti. Riguardo a cosa? Vi lascio da soli. Ricordi come ci siamo conosciuti? Sì che lo ricordo, mi hai rifilato un pugno in faccia. No, ci siamo conosciuti prima. Un anno e mezzo prima, per la precisione. Tu hai sempre saputo la verità. Che diavolo sei? Sono Ailey. Su questo non ti ho mentito, anzi non ti ho mentito su niente. Ho omesso un paio di dettagli, ma non ti ho mentito. Ma perché? Perché me lo hai chiesto tu un anno e mezzo fa. Mi hai supplicata. Te l'ho chiesto io? Secoli fa lavoravo come consulente per l'MI6 e conobbi una spia americana. Era più vecchio di me, ma era molto affascinante e soprattutto era furbo come una volpe. Mio padre. Jackson Hunt. Un anno e mezzo fa mi ha richiamata. Voleva che ti proteggessi mentre eri a Los Angeles. Stavi ficcando il naso nel posto sbagliato. Ti ha detto di che si trattava? No, non gliel'ho chiesto. Però so che dopo 2 settimane in Thailandia la tua missione segreta per la CIA era finita. Ti stavano aspettando. E invece tu sei venuto qui. E per non perderti di vista ho preso in prestito un GPS dal mio amico Malcolm. E l'ho messo nel mio orologio, sei stata tu. Già, però tu l'hai lasciato in quel ristorante. Ti avevo perso e quando sono riuscita a ritrovarti ti avevano già sparato. Chi mi ha sparato? Non me l'hai detto. Però mi hai parlato del tuo contatto alla CIA. Era un certo Jenkins. Hai detto che gli avresti chiesto di farti dimenticare tutto quello che ti era capitato. Ma non è da me, lo sai. Io sono una persona curiosa per natura. Perché mai avrei dovuto farlo? Non lo so, ma sei stato irrimovibile. Mi hai fatto promettere che se ti avessi rivisto non te ne avrei parlato. Ma questo non spiega perché mi sei rimasta accanto. Perché hai accettato di lavorare con me. Tu mi sei simpatico, Rick. Inoltre, adoro tua figlia. E dopo una vita intera trascorsa a preoccuparmi esclusivamente di me stessa, ho deciso di restare insieme a voi due e di tenervi un po' d'occhio. Sembra un libro di Philip K. Dick. Vorrei tornare indietro nel tempo per non farmi cancellare la memoria. Oppure convincerti che hai fatto bene. Forse dovresti rinunciare a recuperare quei ricordi. Se non smetti di cercare, se ti batti per trovare una risposta, beh, non sappiamo che razza d'inferno scatenerai.